Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana parliamo dell'ennesimo cinecomic e non avrò pietà, perché oggi parliamo di Wonder Woman 1984, ultima fatica di casa DC che, come suggerisce il titolo, è ambientata nel 1984. Diana Prince, interpretata da Gal Gadot, vive ormai tranquillamente tra i mortali nei vivaci ed eleganti anni 80, un'era di eccessi guidati dalla spasmodica ricerca di possedere ogni cosa. Sebbene abbia raggiunto i suoi pieni poteri, mantiene un basso profilo occupandosi di antichi manufatti e compiendo solamente atti eroici in incognito. Presto però Diana dovrà raccogliere tutta la sua forza e saggezza e coraggio per far fronte ad una ennesima minaccia mondiale. Ecco, ogni volta che viene annunciato un nuovo film o una nuova serie televisiva ambientata negli anni 80, che si tratti di Stranger Things, It Capitolo 1 o il recente remake di Valley Girl, il timore che Hollywood abbia deciso di spiattellare ancora una volta in faccia agli spettatori ad ogni inquadratura lo spirito di quel preciso decennio è fortissimo. Gli studios, è risaputo, amano semplicemente innescare l'effetto nostalgia con riferimenti costanti alla cultura pop dell'epoca attraverso i dialoghi, le musiche o le ambientazioni, i costumi. Ecco, una delle maggiori paure per Wonder Woman 1984 era quindi quanto il film, diretto ancora una volta da Patty Jenkins, avrebbe enfatizzato l'anno in cui si svolge. Per fortuna non è così. Il sequel presenta sì un'estetica chiara e precisa riconducibile alla metà degli anni 80, ma non prova mai a colpirci subdolamente in modo furbetto. Forse il miglior innesco nostalgico, specie per il pubblico americano, è una libreria della catena Walden Books all'interno di un centro commerciale durante il primo atto della storia. Semmai Wonder Woman 1984 enfatizza la tecnologia in modo alquanto bizzarro, eppure orwelliano. È interessante l'idea della regista di cercare di incorporare il concetto di grande fratello attraverso Diana, ed è così che lei è in grado di fermare i crimini proprio al momento giusto. Avete presente quel cliché secondo cui i supereroi si presentano appena in tempo dove c'è bisogno di loro perché hanno, che ne so, il super udito o roba del genere? Ecco, Diana è praticamente una grande sorella che tutto vede e tutto sa sempre. Kristen Wiig e Pedro Pascal offrono interpretazioni molto convincenti nei rispettivi ruoli dei due villain principali, tra le poche cose da salvare del film, senz'altro. Se il sottilissimo arco narrativo di Barbara Minerva è sorprendentemente debole, l'attrice, cioè Kristen Wiig, riesce a spaziare in un'ampia gamma di sfumature, passando dall'essere quella donna buffa, timida e socialmente imbarazzante che abbiamo imparato a conoscere e amare, fino a diventare una vera e propria minaccia dalle insospettabili capacità intimidatorie. C'è un momento del film in cui fa il mazzo a chiunque capiti a tiro e gira felinamente intorno a tutti, specialmente Gal Gadot. Pedro Pascal è altrettanto godibile nei panni di Max Lord, un cattivo goffo ma carismatico che sembra uscito da quel mondo pazzerello pensato anni fa da Joel Schumacher. Non è sopra le righe, ma sembra essersi palesemente divertito con il materiale che gli è stato affidato, anche se quel materiale è tutt'altro che buono. Tra i tanti archi narrativi chiaramente presenti in Wonder Woman 1984, quello di Max Lord è forse l'unico che in qualche modo funziona a conti fatti. L'aspetto probabilmente più riuscito invece del primo film del 2017 era stata la crescita del personaggio di Diana, capace di intuire poco a poco il proprio reale potenziale di eroina all'interno del mondo degli uomini. Ecco, certo, suonava come una versione in salsa di sì del classicissimo pesce fuor d'acqua, ma il suo percorso verso l'indipendenza e la consapevolezza del suo ruolo sulla Terra aveva un qualche senso compiuto. Quindi non si può dire che non si possa rimanere sbalorditi e sconcertati da come questo sequel riduca la protagonista a un personaggio molto poco interessante, il cui nuovo arco narrativo si basa completamente sulla sua codipendenza emotiva da un uomo. Wonder Woman 1984 si svolge 66 anni dopo gli eventi del film precedente, e Diana Prince, che ora
ha pienamente abbracciato il suo ruolo di supereroina, non ha ancora superato il dolore per la perdita di Steve Trevor, impersonato da Chris Pine. Il suo mondo è scandito dal fantasma di lui, tanto che è addirittura entrata nell'aerodinamica e ha creato una tenuta in suo nome, ma non sembra sia riuscita ad andare avanti davvero, a costo di sembrare insensibile e poco romantico. Ma è davvero inverosimile chiedere al pubblico di credere che questa donna sovrumana, che peraltro proviene da un'isola di donne e solo donne, sia ancora in lutto per l'unico uomo con cui ha fatto sesso oltre 60 anni prima e non l'abbia superato. Diana ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, la guerra del Vietnam, Woodstock, gli anni 70, ma in qualche modo dobbiamo pensare che non sia entrata in intimità con altri partner. Come detto, i suoi sentimenti per Steve sono alla base del suo arco narrativo, un passo indietro così significativo da non corrispondere nemmeno all'identità del personaggio come l'abbiamo conosciuto fin qui. Steve era stato un affascinante imprevisto e c'era vero amore tra i due, ma il tempo trascorso insieme nel primo capitolo non è stato abbastanza lungo da giustificare le emozioni persistenti che lei prova in Wonder Woman 1984. Non si può certo dire che Steve fosse l'Ellie per il suo Carl Fredricksen, perché visto Up, e anche il modo in cui riportano indietro Steve è piuttosto patetico. Lo scorso anno su Netflix è arrivato The Old Guard, un'opera che per certi versi ha affrontato tematiche simili a Wonder Woman 1984 sul dolore e la perdita tra personaggi immortali, ottenendo un risultato più impattante semplicemente perché questi immortali si conoscevano da secoli. In Wonder Woman 1984 abbiamo invece una trama inverosimile che non si percepisce nemmeno lontanamente vicina all'identità del personaggio a cui molte donne, specialmente all'interno della comunità LGBT, guardano. Detto questo, la chimica tra Gal Gadot e Chris Pine continua a funzionare, la relazione tra i due è più forte questa volta e ha un capovolgimento di ruolo in cui è Steve stavolta il pesce fuor d'acqua in questa nuova epoca basata sulla tecnologia. Il film diventa quindi più una commedia romantica che un film di supereroi, perché non c'è quasi nessuna Wonder Woman dentro. La sceneggiatura punta così forte sulla storia d'amore tra Diana Prince e Steve Trevor che l'inserimento dell'alter ego Wonder Woman sembra quasi infilato per motivi di contratto, nonostante la varietà di scene action presente. Sebbene l'azione sia tra l'altro ben coreografata e divertente da guardare, non ce n'è abbastanza per compensare la lunghissima durata. Esattamente per questo motivo, come si diceva sopra, l'unico arco narrativo a cui ci si può relazionare è quello di Max Lord, anche piuttosto toccante tra l'altro, Barbara Minerva d'altro canto. Lasciamo stare, ecco. Qualcuno dovrebbe tra l'altro dire agli sceneggiatori di Hollywood che fornire i cattivi di turno di un paio di occhiali dalla montatura sottile, capelli disordinati e una personalità goffa barra nerd non rappresenta una storia delle origini efficace. L'abbiamo visto con Michelle Pfeiffer in Batman Il Ritorno, con Guy Pearce in Iron Man 3 e naturalmente col peggiore di tutti, cioè il Jamie Foxx versione Electro di The Amazing Spider-Man 2. Film che ha affossato il franchise. Wonder Woman 1984 è così impenitentemente anni 80 che abbraccia il cliché obsoleto per cui indossare occhiali ed essere molto intelligenti ti rende immediatamente uno sfigato per il resto del mondo. Anche la relazione tra Barbara e Diana come collaboratrice allo Smithsonian è piuttosto tremenda. A un certo punto Barbara dice a Diana: per tutta la vita hai avuto tutto ciò che volevi, mentre le persone come me non hanno avuto nulla. Quasi fosse parte di una minoranza oppressa. Boh. Per una supereroina semidea che proviene da un mondo di divinità greche e di mitologia, i punti deboli dei film di Wonder Woman sono fin qui i tentativi di integrare gli aspetti mitologici nel mondo degli umani. Pensavate forse che la rivelazione di Ares nel primo film fosse una pigra scappatoia nel terzo atto? Ebbene, preparatevi per il MacGuffin che dà il là alla storia di Wonder Woman 1984. Ricordate quel film di Robert Rodriguez del 2009 intitolato Il mistero della pietra magica? Spero per voi di no. È quello in cui alcuni ragazzini scoprono una roccia capace di garantire loro tutto ciò che desiderano? Ecco, la trama si dipana da un manufatto roccioso collegato alla mitologia greca e da lì il film diventa caotico. Fa abbastanza specie che si tratti di un film diretto da Patty Jenkins, quando tutto lascerebbe pensare che al timone ci sia un Matthew Vaughn. Trama eccessivamente affastellata, personaggi appena abbozzati, mancanza di messaggi chiari di empowerment femminile e nessuna profondità. Wonder Woman 1984 ha una durata di 131 minuti, ma sembra comunque un prodotto a
affrettato, stiracchiato, si intravedono sotto la superficie buone intenzioni, per carità, ma soffre pesantemente di una sceneggiatura a dir poco poco brillante, che non rende giustizia alla maggior parte dei personaggi, specialmente a Wonder Woman stessa. Nella traduzione di cugini come Kingsman, il cerchio d'oro, The Amazing Spider-Man 2, di cui parlavamo prima, Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald e molti altri, Wonder Woman 1984 continua quindi la tendenza dei sequel imbottiti di idee mollate a metà, che scelgono di raddoppiare la dose di frivolezza del primo capitolo con trame ancora più sconnesse, sceneggiature più deboli e una frustrante mancanza di bidimensionalità dei protagonisti. Pretendere tridimensionalità per questi prodotti è fuori luogo. In definitiva, Wonder Woman 1984 è un sequel modesto che non cattura minimamente lo spirito trionfante della sua eroina, peraltro ricorrendo ad archetipi datati quanto l'anno in cui è ambientato.